Ieri ho ricevuto un video appello da parte degli operai della Lucchini di Piombino, inviatomi prima dalla chiusura dell'alto forno e che mi ha davvero commosso. Sono rimasto triste. Cari operai, cari fratelli, sui vostri volti era dipinta una profonda tristezza e preoccupazioni di padri di famiglie che chiedono solo il loro diritto di lavorare per vivere dignitosamente e per poter custodire, nutrire e educare i propri figli. Siate sicuri della mia vicinanza e della mia preghiera. Non scoraggiatevi, il Papa è accanto a voi e prega per voi affinché, quando si spengono le speranze umane, rimanga sempre accesa la speranza divina che non delude mai. Cari operai, cari fratelli, vi abbraccio fraternalmente e a tutti i responsabili chiedo di compiere ogni sforzo di creatività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori di questi nostri fratelli e nel cuore di tutte le persone disoccupate a causa dello spreco e della crisi economica. Per favore, aprite gli occhi e non rimanete con le mani incrociate.